up a fight. I see you broken and beat, head pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender, darling, you were meant to survive. With every star, we are born again. Open your heart, spend less time in your head. With every star, we
love it how you love me electric like you do. Love it how you love me electric, always you. Love it how you love me electric, electric. I love it how you love me a lot, love me a lot, love me electric. Baby, keep the light on for me, I'm coming home. Know I got you forever, wherever I go. I feel like I'm high. Oh, and I wouldn't change the way you got me jumping through hoops. All the wishes in the world and I wish for you. I feel like I'm dying. Oh, and I found heaven in your eyes. Tell me it's all mine, holding on too tight. You're like a neon sign in a starless night, showing up so bright. Can't get over how you talk to me, like I'm all you ever gonna need. Seeing colors that I've never seen. I love it how you love me electric. Like you do, love it how you love me electric, always you. Tripping over roses every time that you're there. I'm losing my mind. Oh, and I'm hot over the moon, you know that you got me good. I'm not even mad, I need you more than I should. I feel like I'm dying. Oh, and I found heaven in your eyes. Tell me it's all mine, holding on too tight. You're like a neon sign in a starless night, showing up so bright. Can't get over how you talk to me, like I'm all you ever gone. How you love me electric, like you do. How you love me electric, like you do. Love me electric.
Buongiorno a tutti, vi parla un rettore in vacanza, ma che non poteva assolutamente perdere questa opportunità di dare saluto iniziale a un evento molto importante per la nostra comunità, per il nostro paese e credo anche per l'intero pianeta. Quello che abbiamo di fronte a noi è un periodo che sicuramente porterà dei profondi cambiamenti. Abbiamo visto schiantarsi un intero modo di fare sviluppo, un intero modo di fare economia malamente nel 2008. Non ci siamo ancora ripresi. Il Covid è venuto, se vogliamo, come un'ulteriore goccia che ha fatto traboccare un. Sono alle porte cambiamenti spinti da una comunità europea che per la prima volta si presenta solidale e investe nel cambiamento. Abbiamo una grandissima opportunità di ridurre le diseguaglianze sociali dettate dall'economia che dobbiamo lasciarci alle spalle per intraprendere un percorso di sviluppo sostenibile ed equo. E penso che sia la volta buona in questo cambiamento profondo che vedrà rivoluzionate anche molte dinamiche sociali per vincere una battaglia di cui si parla oggi contro ogni discriminazione e sono molto felice di avere con noi innanzitutto l'onorevole Zan che è un'icona di questa battaglia con quello che è la sua proposta all'attenzione del Parlamento. Ma non solo, avere alcune delle persone che con noi hanno condotto in questi anni una battaglia di opinione, il Politecnico assieme all'Università di Torino è sempre stato all'avanguardia nel sostegno di ogni con ogni mezzo dalla partecipazione a eventi pubblici anche alla creazione di momenti come questo di riflessione, ma è un cardine del nostro piano strategico quello di lottare contro le differenze di genere, ad esempio, o le discriminazioni legate agli orientamenti sessuali all'interno del nostro Ateneo. Il nostro è un Ateneo in cui spesso emerge un orientamento, emerge quell'outing ed è delle persone, ed è un momento cruciale e questo è bene che avvenga in un'accademica del tutto aperta. Questo innanzitutto per non perdere nessuna delle risorse che la nostra società può mettere a disposizione per quel grande progetto che dicevo prima, di transizione verso uno sviluppo sostenibile, equo e inclusivo. Ecco perché io penso che siamo veramente arrivati a un punto di svolta anche in questa lotta, che è una lotta di verità, etica, ma anche di conoscenza. Non si esce dalla frangente attuale senza la conoscenza. Penso che le università siano e debbano essere in prima linea in questa direzione. Ed è per questo che sono felice di ospitare questo convegno e nell'augurarvi il miglior successo e la massima eco per le cose che discuterete. Do la parola a Tatiana Mazzali, una nostra professoressa a cui sono molto legato, da un'amicizia ormai pluriennale, che modererà il dibattito. Che vedrà come lei elencherà una serie di persone competenti. Saluto anche Arianna Rickens, con cui ci siamo incontrati da poco, che ha svolto un compito importantissimo come consigliera di fiducia in questi anni e che ci lascerà, ma rimarrà con noi in connessione per questa battaglia che va al di là di tutto quello che abbiamo gestito insieme in questi anni. Grazie ancora, Arianna, per quello che hai fatto insieme a noi. Do quindi la parola alla professoressa Mazzali e vi saluto nuovamente da un luogo fantastico che è Marina di Ragusa, che mi vedrà a breve tornare e ricongiungersi con la mia famiglia attualmente in spiaggia. Detto questo, sto prendendo qualche giorno di respiro, abbiamo fatto
tanto lavoro insieme in questi mesi, abbiamo preso delle deliberazioni veramente importanti recentemente agli organi di governo. Sarò con voi a breve. Mi spiace non essere lì fisicamente, siete in un altro posto molto bello, le Aule R, che abbiamo di recente inaugurato. Ancora in bocca al lupo per questo convegno e soprattutto per la battaglia importante che ci vede tutti coinvolti. Grazie. Bene, grazie al rettore di questo sguardo dalla spiaggia che aiuta, oltre che ovviamente il suo saluto istituzionale pieno di calore, come lui sa, diciamo, portare sempre nei suoi messaggi. Io ho il piacere, oltre che l'onore, di insomma, guidare questa breve mattinata all'interno di un tema difficile, complicato. Ma proprio per questo necessario da portare, a nostro avviso, dentro le mura della nostra università, delle nostre università. Abbiamo con noi, come diceva il rettore, un'icona di questo tema, della lotta contro le discriminazioni basate sul genere, ma non solo, anche sulla disabilità, l'onorevole Zan, che ringrazio anch'io personalmente per aver dedicato questo pezzetto di mattinata a un incontro con i nostri studenti, le nostre studentesse, a cui ovviamente do il benvenuto. E la chiamo subito in causa, onorevole. Le chiederei di aiutarci, siamo in un'aula universitaria, no? E di solito ci sono i docenti che spiegano delle cose. Ecco, io le chiederei non tanto di fare il docente, ma di aiutarci a capire meglio questo disegno di legge, quali sono i suoi snodi, su cosa si regge. E poi mi piacerebbe anche che ci raccontasse il percorso di questo disegno di legge, che è stato denso di conflittualità certamente, è stato un percorso difficile, è stato un percorso molto accalorato, con interruzioni e accelerazioni. E quindi forse vale la pena ricordare come si è arrivati a questo momento e ad ospitarla qua oggi. Grazie. Beh, grazie veramente di cuore per l'invito, ringrazio il rettore e tutto il Politecnico di Torino. Io sono anche ingegnere, per cui sono contento di essere qui particolarmente. Ringrazio veramente tutte e tutti voi per questa occasione, perché poi parlare nelle scuole, nelle aule universitarie è sempre anche di un percorso così importante per il nostro paese. È sempre per me un grande onore, una grande gioia veramente essere qui. Sì, la legge di cui stiamo parlando è una legge contro i crimini d'odio, è una legge che hanno sostanzialmente tutti i paesi europei, tranne il nostro, che è uno dei grandi paesi fondatori dell'Unione Europea, che però non si è ancora dotato di una legge di questo tipo. Perché, c'è bisogno di una legge contro i crimini d'odio? Perché in tutti i paesi, tra l'altro europei, dove è stata approvata, abbiamo visto che sono diminuiti di molto, anche proprio esponenzialmente, i fenomeni di aggressioni, di bullismo, di discriminazioni che sono motivate dalle condizioni dell'individuo, proprio perché una legge ha degli effetti, diciamo, positivi, ma anche un effetto culturale molto forte in un paese, perché crea innanzitutto un dibattito e poi porta anche con sé la consapevolezza che un paese civile non può tollerare semplicemente che delle persone, per la loro condizione personale, per la loro soggettività umana, semplicemente perché esistono, possano essere oggetto di discriminazione, di violenza e di odio. Ecco che allora, siccome noi viviamo ancora in una società con un forte retaggio patriarcale, sessista, eteronormativo, possiamo aggiungere diverse definizioni, ci sono delle persone che hanno introiettato così tanto degli stereotipi, a partire dagli stereotipi di genere, che poi sono diventati pregiudizi, che poi è diventato odio e che poi diventa violenza. E dunque queste persone si sentono in un qualche modo, sono così intrise di questo odio anche molto irrazionale, che appunto è legato a questa cultura, a questo retaggio culturale,
che si sentono anche di fronte al fatto che alcuni esponenti della politica, dalla loro tribuna privilegiata, dalla loro, dai loro social, nei loro discorsi pubblici, fanno, diciamo, affermazioni razziste, omotransfobiche, sessiste, e questo si innerva nelle vene, no, della società. E dunque, quando noi pensiamo alla nostra Costituzione, che su questo è molto chiara, la nostra Costituzione all'articolo 3 dice che tutti i cittadini devono avere gli stessi diritti, non ci possono essere cittadini di serie A e cittadini di serie B, e nessuno può essere discriminato anche per le proprie condizioni personali, dice la Costituzione. Ma al secondo comma la nostra Costituzione aggiunge qualcosa di molto più importante, cioè dice che la Repubblica deve rimuovere tutti gli ostacoli affinché ci sia il pieno sviluppo della persona umana, affinché tutti i cittadini abbiano gli stessi diritti e nessuno debba nascondersi e nessuno debba avere paura che semplicemente quando va in giro mano nella mano con il proprio compagno, si dà un bacio in pubblico o è una persona con una disabilità o con un'etnia diversa dalla maggioranza, no, della società in cui vive, del contesto in cui vive, ecco, nessuno deve avere paura di agire il proprio spazio di libertà, no? Dentro una società che deve rispettare tutti. No, nessuno deve avere paura di essere se stesso, nessuno deve avere paura di vivere la propria vita alla luce del sole senza, come dire, la paura di essere insultato, di essere aggredito, di essere discriminato, di essere bullizzato. E questo è un problema che riguarda soprattutto le scuole, no? Dove molti ragazzi anche oggi sono vittima di bullismo e quando la discriminazione è continuata, insistente, molti ragazzi non ce la fanno perché magari non trovano nelle istituzioni in cui sono dei punti di riferimento, no? Un aiuto, magari non lo trovo nella famiglia e non lo trovano nemmeno nella scuola dove sono, ed ecco che ci può essere, come in molti casi avviene anche nel nostro paese, una situazione di solitudine, di forte solitudine, che può spingere anche molti adolescenti a dei gesti estremi. Dunque siamo di fronte al fatto che una legge di questo tipo, che è costituita sostanzialmente da due parti, una parte di azione penale, poi entreremo magari nel merito se volete, e una parte invece di azioni positive, che è tutto un lavoro importante, come ad esempio la creazione dei centri antidiscriminazione. Noi abbiamo già stanziato 4 milioni di euro ogni anno, fortunatamente questi bandi sono già partiti perché siamo riusciti già a finanziarli con il decreto agosto dell'anno scorso, e dunque l'UNAR, che è l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazione, ha già fatto partire i bandi per la creazione di centri antidiscriminazione in tutta Italia. Sono arrivati, mi pare, 94 richieste da tutte le città, e il finanziamento delle case rifugio già esistenti. L'anno prossimo comincerà il finanziamento di nuove case rifugio, proprio sono quelle case dove vengono ospitati quei ragazzi principalmente che sono stati cacciati di casa nel momento in cui hanno fatto coming out. Le loro famiglie non li hanno accettati e li hanno cacciati di casa, oppure ragazzi che subiscono, in virtù del loro orientamento sessuale, della loro identità di genere, delle diciamo continue e costanti violenze, degli abusi domestici. Qui c'è Alessandro Battaglia, che è, diciamo, attivista e coordinatore del Torino Pride, che ha lavorato molto e sta lavorando molto su questo tema, appunto, delle case rifugio e dei centri antidiscriminazione. Per cui, oltre a questo, poi ci sono tutta una serie di progetti che l'UNAR sarebbe investito a realizzare attraverso la strategia triennale LGBT. Cos'è? Praticamente sono dei progetti che l'UNAR organizza con i fondi dell'Unione Europea, rivolti alle scuole, rivolti alla pubblica amministrazione, per sostanzialmente contrastare ogni forma di discriminazione, cioè per dire che tutte le differenze non possono essere considerate un ostacolo, ma sono invece una risorsa.
E poi c'è l'istituzione della giornata contro l'omo, lesbo, bi, transfobia, è una giornata che già si celebra per prassi anche con un intervento annuale del Presidente della Repubblica, il quale peraltro il 17 maggio scorso ha detto in modo chiaro che chi viene discriminato per la propria condizione personale, oltre ad essere a subire una lesione dei propri diritti umani, tutto questo viola il principio di uguaglianza. Dunque anche Mattarella è tornato sull'articolo 3 della nostra Costituzione, cioè fin tanto che ci saranno dei cittadini che vengono aggrediti e bullizzati, discriminati per la propria condizione personale, il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 non è rispettato e dunque bisogna agire per poterlo fare. Dunque è una legge molto, diciamo, è una mediazione, è il frutto di una lunga mediazione, perché come si fa solitamente in Parlamento, quando si inizia un percorso di questo tipo, si raccolgono tutte le proposte di legge che sono state presentate. Noi abbiamo fatto un lavoro iniziale molto interessante, molto importante, abbiamo costituito un gruppo di lavoro chiamato Bicameralina, ovvero un gruppo di lavoro di senatori e deputati che ha lavorato per redigere un testo base finale. Abbiamo fatto una sintesi di una mediazione molto lunga. L'iter della legge è partito nell'ottobre del 2019 e è andato avanti in Commissione Giustizia alla Camera. Io sono stato nominato relatore e a un certo punto, agli inizi ovviamente del 2020, tutto si è interrotto a causa ovviamente dell'emergenza pandemica. Anche il Parlamento in quel momento e tutto il Paese è stato preso, no? ha subito un colpo pesantissimo e dunque anche i lavori parlamentari sono stati veramente molto, molto rallentati. Poi siamo ripartiti attorno a maggio-giugno del 2020 e lì abbiamo lavorato tutta l'estate in commissione, abbiamo subito un ostruzionismo, guardate, incredibile. Sono stati presentati in commissione tantissimi emendamenti anche che ripetevano le stesse cose, cambiavano una virgola, e fortunatamente grazie al regolamento della Camera abbiamo costretto l'opposizione a presentare alcuni degli emendamenti e a segnalarne alcuni e dunque siamo riusciti a continuare il lavoro. Abbiamo finito a fine luglio del 2020, scusate, in Commissione Giustizia, c'è stata poi la pausa estiva e siamo ripartiti per calendarizzare la legge in aula da settembre. Siamo arrivati finalmente ad approvare la legge alla Camera nel novembre del 2020, il 4 novembre, a larga maggioranza. Tra l'altro è stata una bella sorpresa perché l'opposizione, per cercare di affossare la legge, ha chiesto in più occasioni il voto segreto. Il voto segreto per gli emendamenti e il voto segreto anche per il voto finale. E gli emendamenti l'abbiamo scampata perché siamo riusciti sempre a bocciare tutti gli emendamenti che volevano di fatto, no, affossare la legge. E al voto finale c'è stato veramente una grande emozione, cioè ci palpitava il cuore, perché con il voto segreto, mentre solitamente voi vedete le diverse luci del voto, no? Il verde è il voto favorevole, il rosso è il voto contrario. Ecco, lì c'erano tutti i voti blu, tutte le lucette blu. E tu scorgevi nelle facce di ciascun parlamentare, io ero giù ovviamente nella postazione del relatore, ma avevo questa possibilità di vedere l'emiciclo da un punto di vista privilegiato e vedevo proprio i volti, no, dei parlamentari che mi guardavano e io dicevo, ma chissà dietro quella lucina blu se c'è un voto favorevole o contrario, no? E poi abbiamo visto con grande sorpresa che la legge è stata votata a larga maggioranza e dunque non tornavano i conti. Se noi prendevamo i partiti che pubblicamente avevano, e i parlamentari che pubblicamente avevano dato il loro sostegno alla legge, erano molto meno di quelli che hanno votato. Dunque poi ci sono arrivate delle voci, anche molto accreditate, che anche dei parlamentari della destra, del centrodestra, avevano votato a favore, contro la volontà del loro partito, ma questo è stato possibile grazie al voto segreto. Dunque, paradossalmente, il voto segreto, che doveva essere un'arma per affossare la legge
è diventata invece uno strumento che ha consentito anche ai parlamentari dello schieramento politico che era contrario a pronunciarsi a favore. E questa è stata una bella sorpresa. Poi, dopo novembre, c'è stato l'inizio della sessione di bilancio, che è durata tantissimo. Nel frattempo abbiamo avuto una crisi di governo, è cambiata completamente la fase politica, dal governo Conte si è passati al governo Draghi, la Lega, forte oppositrice della legge, è entrata nel governo e dunque a quel punto io mi sono molto spaventato, perché ho detto, oddio, qui adesso cominceranno i veri problemi. È stato così, la legge è stata approvata il 4 novembre, il 5 novembre è stata trasmessa al Senato, perché viene automaticamente trasmessa al Senato per iniziare l'iter nell'altro ramo del Parlamento, visto che vige il bicameralismo, no, da noi ancora. Però è rimasta lì, in un cassetto, non veniva più calendarizzata. Normalmente, se una legge viene approvata in un ramo del Parlamento, anche a larga maggioranza, nell'altra parte viene calendarizzata, è una cosa automatica, perché bisogna iniziare l'iter anche dall'altra parte. Invece non veniva calendarizzata, c'era il presidente della commissione, Ostellari, che è salito, diciamo, è diventato celebre per questa ragione, che non voleva calendarizzare la legge, perché diceva, se non c'è l'unanimità della commissione, noi non possiamo calendarizzare la legge. Questo è stato... in realtà una cosa abbastanza inedita, perché bisognava calendarizzare, insomma è il diritto anche dei senatori e della Commissione Giustizia di poter discutere. Se la teniamo in un cassetto e la teniamo lì ferma, come possono i senatori prima in commissione e poi in aula? Ecco, poi fortunatamente, dopo che questo non voleva calendarizzare, si rifiutava. Calendarizzare significa inserirle in un calendario e dare il via all'iter, no? In commissione, con una data, appunto. E lì c'è stato... noi eravamo totalmente disorientati. Ho detto, cosa facciamo? Come possiamo fare per sbloccare questa situazione? E da lì è partita una campagna spontanea, una mobilitazione che io non ho mai visto per nessun'altra. Eravamo nel pieno della pandemia, c'era il coprifuoco, non si poteva. Eravamo in una situazione, stiamo parlando ancora di marzo, no? Marzo di quest'anno, e lì è cominciata una maratona, soprattutto alimentata da giovani giovanissimi che facevano le storie su Instagram, che postavano i loro post sui social, e da lì poi pian piano sono arrivati anche persone del mondo dello spettacolo, della cultura, degli influencer, pensiamo a Fedez, pensiamo a anche a tanti, Michela Murgia, poi è arrivato Roberto Saviano, insomma ci sono poi aggregati anche personaggi del mondo dello spettacolo che hanno veramente, attraverso i social, perché le televisioni non ne parlavano, hanno costruito una mobilitazione che è stata esplosiva, che è stata un'onda incredibile, che ha portato poi a costretto prima il presidente della Commissione Giustizia a mettere ai voti il calendario della Commissione. Fortunatamente la Commissione ha votato a maggioranza per l'inizio dell'iter, stiamo parlando di maggio, stiamo parlando di un mese fa, e adesso ci troviamo nella situazione in cui sono state accreditate 170 audizioni. Voi sapete che quando c'è un iter di legge, l'iter inizia appunto con la discussione generale e poi si possono chiedere delle audizioni, si possono chiedere appunto dei pareri esterni da parte di giuristi solitamente, no? Di esponenti del diritto, perché il legislatore ha bisogno di questi contributi perché se magari nel testo c'è qualcosa che non funziona o i magistrati ti dicono questa parte non va bene, perché poi nell'applicazione processuale questo è, insomma, ci sono una serie di contributi. In realtà tra gli auditi non sono stati invitati quasi pochissimi giuristi, sono stati invitati esponenti di associazioni fortemente contrarie alla legge,
E veramente una serie di, io la chiamo la fiera dell'omofobia, perché abbiamo ascoltato finora interventi di persone che parlavano, non so, nel programma televisivo Ballando sotto le stelle ci sono troppi giurati gay e questo pregiudicherebbe, diciamo, una parità culturale. E allora tutti dicevano, ma lei deve parlare della legge, non può parlare di Ballando sotto le stelle. Oppure un altro che ha detto che la pedofilia è un orientamento sessuale. Oppure un'altra cosa. E poi via via così abbiamo assistito a delle cose inaccettabili, addirittura che i diritti delle persone LGBT+ andrebbero contro il sarebbero dal punto di vista ambientale non sostenibili, cioè andrebbero contro la sostenibilità ambientale. Dunque abbiamo ascoltato delle cose inaccettabili che hanno in un qualche modo messo a dura prova anche il prestigio del Senato, perché quando tu accogli queste audizioni che dicono delle cose fuori dal mondo e che non entrano nel merito della legge, uno dice ma cos'è? Cioè, e tutto questo per cercare di affossare la legge, tant'è che le audizioni sono state previste 5 alla settimana, fatevi un po' i conti, sono 170, 5 ogni settimana, non basterebbe l'intera legislatura, no? Allora, a un certo punto, siccome insomma, non vogliamo essere presi in giro, hanno concordato finalmente i partiti che hanno sostenuto la legge alla Camera, hanno concordato di chiedere questa settimana nella capigruppo presieduta dalla Presidente del Senato Casellati il voto per calendarizzare la legge in aula, cioè per farla uscire dalla Commissione. Perché nella Commissione è dentro le sabbie mobili, no, delle audizioni, e se noi vogliamo approvare la legge la dobbiamo fare uscire dalla Commissione senza relatore. Questa è una prassi che è consolidata, no, nel regolamento del Senato, e portarla in aula. Questo perché? Perché a un certo punto bisogna che le senatrici e i senatori possano esercitare la loro funzione, che è quella di fare il legislatore, di approvare un provvedimento che non può essere più sotto ostaggio di una forza politica che ha deciso, utilizzando il proprio presidente, di tenerla lì in commissione. Ecco che siamo arrivati dunque al dunque, no? Dunque bisogna adesso assolutamente sbloccare questa situazione e portarla in aula. Questo è un po' il percorso e siamo arrivati... Perfetto, no, ma io la ringrazio molto per aver... Ci tenevo particolarmente a farle raccontare questa storia, perché noi spesso ci dimentichiamo di cosa accade nella casa della politica, ed è non solo un peccato, è una vera e propria tragedia, visto che quella casa ha la possibilità, per fortuna, in quanto nostri rappresentanti, di decidere cosa poi noi possiamo o non possiamo fare, ecco. E quindi è importante ricordarci cosa succede lì dentro, per filo e per segno, quindi la ringrazio veramente, ci è stato utilissimo. Adesso passerei la parola alla nostra consigliera di fiducia del Politecnico di Torino, Arianna Enriquez, che è avvocata e consigliera di fiducia del Politecnico, e ti chiederei, Arianna, di aiutarci, diciamo scendiamo di livello ma non di importanza, e proviamo a guardare cosa succede dentro le università quando le università si mobilitano con azioni, progetti, per diciamo occuparsi di questa storia della discriminazione. Quindi ti chiederei proprio il tuo punto di vista dal tuo osservatorio speciale. Grazie, mi sentite? Funziona tutto? Credo di sì, spero di sì. Bene, grazie, sono molto felice e onorata di essere qui, anche perché, come diceva il rettore, sono un po' alla fine del mio mandato al Politecnico, che per me è stata un'occasione veramente molto, molto bella di crescita e di approfondimento. Allora, il mio compito oggi è proprio quello di affrontare il tema della discriminazione attraverso l'uso delle parole, perché di questo che parliamo, dall'osservatorio della consigliera di fiducia. Brevemente, perché forse non tutti lo sanno, che cos'è la consigliera di fiducia? È un ruolo
che viene assegnato ad una persona che è esterna all'università, infatti io appunto non sono docente, non faccio parte del personale del Politecnico, che ha il compito di farsi garante dell'applicazione del codice etico di comportamento per la tutela della dignità dei lavoratori, delle lavoratrici, degli studenti, delle studentesse e di tutto il personale di Ateneo. E in particolare agisce per affrontare le segnalazioni che riguardano il tema delle discriminazioni, delle molestie e del mobbing. La consigliera di fiducia agisce su richiesta della persona offesa e attua un percorso caratterizzato assolutamente dalla riservatezza, che ha come obiettivo appunto quello di determinare la cessazione della condotta molesta o discriminatoria. Quindi innanzitutto che cosa sono brevissimamente le discriminazioni e le molestie? Allora, la discriminazione si verifica in ogni caso in cui un comportamento, una prassi, una norma, un qualunque atto ponga una persona o una categoria di persone, più persone, in una posizione meno favorevole rispetto a quella in cui sono poste le persone che non fanno parte di quella categoria, per l'appunto. Quindi si viene trattati o trattate meno favorevolmente in ragione della propria appartenenza ad un gruppo. La discriminazione può anche attuarsi attraverso dei comportamenti che sembrano apparentemente neutri, che quindi sembrano assolutamente legittimi. Questo è il motivo per cui in queste materie bisogna adottare delle lenti speciali, bisogna essere molto attenti a capire dove si annida la discriminazione, perché può annidarsi anche in contesti che apparentemente ci sembrano perfettamente regolari. I fattori di discriminazione di cui noi ci occupiamo sono quelli del diritto europeo, internazionale e nazionale, che sono il genere, l'orientamento sessuale, la disabilità, l'appartenenza etnica, la lingua, la religione. La molestia, invece, è un comportamento indesiderato che pone la persona che lo riceve in una condizione di violazione della sua dignità. Quindi qua pongo l'accento sul tema indesiderato. Quindi qualunque comportamento che sia indesiderato è di fatto una molestia, e poi questa molestia può avere ulteriori connotazioni. Detto questo, fatta questa piccola premessa, vi racconto che nella mia esperienza ho ricevuto effettivamente varie segnalazioni che sono state legate all'uso discriminatorio della lingua o a comportamenti molesti attraverso l'uso del linguaggio. Innanzitutto, durante la pandemia, questi sono aumentati di numero e sono aumentati di gravità, nel senso che sappiamo, perché i dati sono effettivamente questi, che, e poi obiettivamente non poteva che essere così, chi poneva in essere dei comportamenti vessatori, molesti, anche dal punto di vista sessuale o comunque discriminatori, e li poneva in essere de visu, non ha più potuto farlo e quindi ha traslato i propri comportamenti direttamente online. Questo con una duplice ricaduta di gravità. Da un lato la diffusività del mezzo internet è noto a tutti, e quindi, come dire, se io rivolgo ad una persona un commento sessista, un commento razzista, e lo faccio di persona o chiaramente un parterre di persone che possono sentirmi, che è limitato, se lo faccio via internet crea un danno maggiore. E poi il fatto che chi ha posto in essere questi comportamenti e lo fa attraverso il filtro di internet, in realtà si sente più autorizzato ad essere ancora più feroce nelle proprie manifestazioni, perché ha un alibi chiaramente di non visibilità apparente. Questo, anche prima della pandemia, anche in conseguenza di queste segnalazioni, ha fatto sì che qui al Politecnico noi abbiamo pensato di porre l'accento proprio sull'uso delle parole, sull'uso sulla gravità delle discriminazioni attraverso l'uso dei social, e abbiamo svolto delle campagne in questo senso. Dalla mia esperienza io ho potuto constatare che le reazioni quando questi temi vengono affrontati sono più o meno sempre le stesse, e si possono sintetizzare in una specie di doppio binario. Da un lato, quando si chiede di usare un linguaggio inclusivo e quindi rispettoso delle differenze,
si viene sostanzialmente ridicolizzati, banalizzati, ma soprattutto ridicolizzati, come le eccezioni sono sempre le solite, quando uno chiede di utilizzare la declinazione per esempio al femminile e non utilizzare il maschile come un neutro universale, viene sempre detto che non è il caso di stare a sottilizzare, che è cacofonico dire avvocata invece che avvocato e che comunque, questo purtroppo lo pensano anche e lo dicono anche molte donne, il ruolo di prestigio è per definizione declinato al maschile. Quindi in questo modo noi usiamo il linguaggio invece che come un veicolo di parità, proprio come una forma di consolidamento reazionario di uno squilibrio di diritti. E questo è il primo binario. Il secondo binario è quello in cui nell'ambito delle segnalazioni di studentesse, soprattutto studentesse, ma anche studenti maschi, devo dire, in merito proprio all'uso violento delle parole, le reazioni sono anche qui sempre le stesse, cioè viene da un lato brandita la libertà di parola, come sicuramente l'onorevole ha avuto modo di approfondire, che è paradossale che venga brandita la libertà di parola proprio quando invece la libertà viene intesa come libertà di manifestare odio e aggressività e non quando invece si chiede di utilizzare la parola come parità. E dall'altro, secondo me, ci troviamo in una situazione di inconsapevolezza, secondo me, di malafede, devo dire, perché l'inconsapevolezza di dire «ah, ma io non immaginavo, ma non credevo», ma come si fa a non immaginare di poter creare un danno quando di fatto nell'ambito dei social o delle chat comuni si fanno delle affermazioni che sembrano divertenti ma che di fatto per esempio sono delle incitazioni allo stupro? Cioè, dov'è il problema di comprensione di questo tema? Non c'è. Quindi secondo me c'è questa specie di naivete un po' che però secondo me è di malafede, diciamo, ma io non sono assolutamente un molestatore, quando poi si parla del termine molestia. Allora ovviamente c'è proprio una difesa, no? Reazionaria, dicendo ma in realtà io non volevo, non era così che io intendevo agire, eccetera. Tutto questo senza tenere conto che dal punto di vista, per esempio, strettamente giuridico, l'inconsapevolezza, la non volontà di molestare è del tutto irrilevante, questo già anche alla luce della normativa attuale in materia di diritto antidiscriminatorio. Non è necessario l'intento discriminatorio, non è necessario l'intento di molestia perché si configuri giuridicamente una violazione di questo tipo. Quindi questo è un po' stata la mia esperienza in cui però ho potuto constatare che poi l'intervento, anche nel mio piccolo, dal mio punto di vista, è però servito dal punto di vista anche un po' educativo nei confronti di chi è stato posto di fronte alla gravità delle affermazioni che aveva fatto e dal punto di vista anche del sostegno delle persone che si sono viste supportate. Per esempio io nell'ambito della mia procedura ho poi richiesto alle persone che avevano agito in questo modo e che si sono appunto sentite così turbate dal fatto di essere chiamate a rispondere di questi fatti, io ho chiesto di scrivere delle lettere di scuse alle studentesse che avevano fatto queste segnalazioni. Queste lettere di scuse, sì, poi dopo un po' non arrivavano, le ho risollecitate, sono state delle specie di manifesti della parità. Quindi ho pensato che questo fosse servito comunque in bonam partem per creare un po' di cultura da questo punto di vista. Perché le parole possono essere usate in un senso o in un altro. Se è così facile incitare allo stupro in una chat, allora deve essere altrettanto importante che le parole del molestatore vengano poi riutilizzate per rendersi conto di quanto questo è stato invece sbagliato. Quindi secondo me il fulcro di tutto questo mio discorso molto sintetico, che però si basa sulla mia esperienza, è quello di, secondo me il fulcro è quello di dare valore alle parole e insegnare alle persone, ma non solo agli studenti e alle studentesse, perché i casi non hanno riguardato solo studenti e studentesse, quindi il valore delle parole, l'importanza delle parole
e questo proprio anche dal punto di vista del diritto antidiscriminatorio dove, come dicevo prima, bisogna adottare una lente di ingrandimento particolare, cioè una sensibilità particolare, proprio per andare a vedere la discriminazione in situazioni che invece spesso ci vengono proposte come assolutamente immodificabili. Quindi questo è il mio pensiero. Grazie molte Arianna, che ci ha raccontato cosa succede dentro casa nostra in questo caso, e soprattutto ci ricordi che il lavoro contro le discriminazioni si occupano, va fatto dall'alto al basso, questi due come una sorta di hamburger. È necessario avvicinare l'alto e il basso con azioni come disegni di legge che operano sul lungo periodo per cambiare atteggiamenti culturali, contesto ai vari livelli, e le azioni che sembrano più piccola scala ma che sono quei mattoncini fondamentali che concorrono a questo cambiamento culturale, che, come ci ha raccontato anche l'onorevole, se non va insieme all'aspetto punitivo di una legge probabilmente non riusciamo a ottenere il risultato che davvero questa legge vuole porsi. Una mozione d'ordine, mi sono dimenticata di farlo all'inizio e i ragazzi della regia mi hanno redarguito: per chi è connesso da casa sarebbe bello che attivaste le webcam, perché ci sentiamo un po' più vicini tutti quanti, quindi fatelo, sentitevi liberi, dalla regia danno la visibilità anche a voi. Se avete domande le scrivete ovviamente nella chat di Zoom, oppure potete anche alzare la mano e alla fine del primo giro dei nostri ospiti ovviamente apriremo il dibattito. Grazie Arianna. Adesso un po' diciamo alla mia sinistra c'è l'altro pezzo universitario della nostra città, che è, eccoli qua, grazie ragazzi e ragazze, adulte che state attivando le webcam, ci fate sentire un po' più, come dire, vivi tutti quanti. Stavo dicendo che alla mia sinistra c'è la professoressa Marinella Belluati, a cui adesso ho il piacere di dare la parola, che è sociologa dell'Università degli Studi di Torino, a cui chiedo una mano per, a parte raccontarci quello che fa l'università, perché analogamente come il Politecnico anche a casa loro conducono azioni piccole e grandi di contrasto alle discriminazioni, ma ti farei fare anche un po' la sociologa, Marinella. So che non ti piace tanto, ma ci prova a fartela fare. E la parola discriminazione è una delle parole di questo disegno di legge, l'altra parola è la parola genere. Perché è così difficile usare questa parola? E ricordo che nel disegno di legge, come ha detto prima Arianna, ci sono addirittura 4 parole che vengono utilizzate nella sfera della parola genere. Quindi come mai, Marinella? Grazie Tatiana. Non so se si sente. Sì, grazie Tatiana. Allora, sì, è vero, io faccio attività didattica e ricerca nell'altro Ateneo, però mi piacerebbe dire che questo è nostro, no? Perché credo che l'unione delle forze sia la forza, veramente. Per cui in questo momento io ringrazio il Politecnico, ringrazio voi che mi avete invitata, ma in questo momento io sono impegnate insieme a voi, perché è effettivamente un momento molto delicato. Sì, è per questo che è importante che ci si scambino pratiche, che ci si conosca reciprocamente, ma gli organi di garanzia delle due università si conoscono molto bene, lavorano molto bene insieme per far crescere all'interno dell'università tutta quelle che sono delle consapevolezze e quelli che sono dei nodi critici da affrontare. Ringrazio anche l'onorevole Zan che ci ha raccontato questo travagliatissimo iter di legge non concluso, perché le technicalities delle istituzioni e della politica sono trappole, sono tante, molte, e hanno imparato a difendersi in questo lungo percorso. Però bisogna sempre pensare al peggio e aspettarsi altre direzioni da cui arrivano i colpi. Però, come dire, ha colpito anche me questa, cioè, oltre a essere totalmente d'accordo con lo spirito di questa legge, questa manifestazione dal basso che credo che rispetto anche a tutta una generazione, penso alle nuove generazioni, sia un fremito come, insieme a quelle sull'ambiente, come
da tempo non se ne vedevano, e per questo va difesa, curata, coltivata, fatta crescere, e perché appunto è una responsabilità, un'eredità che le nostre generazioni deve lasciare a quelle che verranno dopo. Per cui è molto importante, ma sappiamo che è solo un inizio, cioè non abbiamo ancora finito, ma qualora e come tutti ci auguriamo in questa sala e anche collegati venisse approvata questa legge, è un punto di partenza. Cioè, questo è non dobbiamo essere contenti dell'approvazione, sì, dobbiamo esserlo, ma dobbiamo metterci in modo per quel che viene dopo. Perché non è facile costruire degli anticorpi, degli ammortizzatori, come dire, un'apertura che investa non solo la politica ma anche la società in tutta, nel suo insieme. Poi si può essere d'accordo o non d'accordo, però ci sono dei principi etici e valoriali che devono essere imposti. Quindi sarà solo un piccolo percorso, cioè un piccolo grande traguardo, ma poi ci sarà tutto quello che viene dopo. Io mi occupo di studi di genere, di studi di violenza di genere, mi sono occupata di studiare femminicidi e anche la politica di genere, che è un tassello molto delicato, e arrivo presto al punto, ma c'entra questa cosa, perché genere e politica è una questione cruciale, che probabilmente è stato anche uno degli ostacoli nel percorso, perché noi abbiamo sentito nel fuoco, perdonatemi, nemico, perdonatemi il linguaggio, però ce lo aspettiamo che un certo mondo e un certo politico e valoriale non sia d'accordo. Ma quello che è più preoccupante è quando il fuoco è amico, quando all'interno del nostro spazio di ideali, di valori, vediamo che una opposizione cresce, e prima di liquidarla in modo sbrigativo, come inopportuno, però bisogna cercare di capirla. E vengo al tema genere, quello su cui Tatiana mi ha chiesto di riflettere, ed è una sfida. Che cos'è il genere? Il genere è una parola polisemica, una parola difficile, è una parola scivolosa, perché se noi chiedessimo ad Akito di definire che cos'è il genere, probabilmente non saremmo d'accordo. Genere per lungo tempo, e genere è un termine storicizzato, anche cioè nella storia politica di questo paese ha un peso, però con che significato? Per lungo tempo genere è stata la contrapposizione maschile e femminile in una visione binaria di quella che deve essere l'organizzazione e il bilanciamento della società. E grazie a questa tensione si è arrivati, almeno rispetto a una visione binaria, ad affermare diritti che non erano scontati. Una cosa per tutti, il delitto d'onore è stato abolito nel 1981, non è 100 anni fa, perché questo significa che questa società ha prima di tutto un problema alla base un problema di definire gli ambiti, uomini e donne, e quindi noi assistiamo, lo diceva anche la consigliera, di quanta fatica si faccia anche solo per far rispettare questa visione binaria. Ma il genere è molto di più, e questo disegno di legge lo mette a tema. Però, come dire, ci entra anche un po' in contraddizione, perché proprio perché è difficile nominarlo, è difficile anche capire chi sono i soggetti in campo. Chi è genere? Genere sono gli uomini, le donne, sono le persone con orientamenti sessuali diversi, sono le persone in transito, sono le persone che si sentono di appartenere ad un'identità che deve essere difesa. Però questo tema pone il fatto di questi diventano dei soggetti collettivi, e in quanto soggetti collettivi stanno in questo campo in modo non sempre efficace. Anche adesso noi, una volta si chiamava di comunità lesbiche e gay, adesso abbiamo la sigla LGBTQ, più, eccetera, eccetera, ma questo, al di là del tecnicismo, ci fa pensare che effettivamente ci sono tante identità che devono essere normate, no? E queste identità devono diventare delle identità collettive che si strutturano in una ho sentito la parola mediazione, in una questione di mediazione, perché la politica è questo, ci deve restituire il punto di sintesi di questa mediazione di identità che sono, come dire, multiple, che identità spesso non sono rappresentate o non si rappresentano secondo schemi tradizionali con cui l'azione politica istituzionale invece poi si struttura. E questo è un problema prima di tutto per la politica. Dove mettiamo l'accento? Di chi parliamo? Perché poi ci sarà il problema normativo, allora chi difendiamo?
quali saranno le azioni poi concrete e dove andremo a sanzionare, a mettere le risorse su cosa? Perché questo che ci insegna, e qui faccio la sociologa, Tatiana mi ha sfidato, l'identità di genere è veramente un mondo che ha un pluralismo interno che spesso fatica anche a trovare la sintesi al proprio interno. Ma questo non è un limite, no? Anzi, cioè è proprio la risorsa che deve essere messa in campo per definire quelle che sono le identità, definire quali sono poi le risorse attive. Per cui nel momento in cui questa legge verrà, e io dico, uso volutamente, verrà approvata, e poi ci sarà il problema di definire qual è lo spazio, quali sono le identità violate, quali sono poi i confini tra uno spazio e un altro. E in questo tutte le parti in causa che in questo momento sentono di dover difendere il proprio diritto saranno obbligate a confrontarsi come dire, in una metrica democratica, istituzionale, funziona. Per cui poi ce la dobbiamo aspettare, perché poi ci sarà la norma e poi ci sarà la sanzione e poi ci sarà comunque un discorso pubblico che è alimentato da politica, da istituzioni, da società civile, da mezzi di comunicazione, da giornalisti, da informazione, e tutte queste parti poi saranno queste rotelle di un ingranaggio che dovrà mettersi in moto per poter portare a un risultato, altrimenti l'applicazione della legge sarà un risultato, ma sarà solo un risultato che non produrrà effetti. Per questo io quello che su cui chiedo l'attenzione anche della politica tutta, di approfondire veramente e di definire anche uno spazio, perché poi la libertà non è assoluta. No? Anche quando giochiamo in un campo da gioco ci devono essere delle definizioni che devono essere meno ambigue possibili, perché altrimenti ci si infilano tutte quelle cattive narrazioni e quelle onde d'odio di cui abbiamo sentito. Io ricordo due cose e poi chiudo. Siamo in ritardo, siamo tanto in ritardo su questa legge, ma sicuramente non per colpa dei presenti. La definizione di che cos'è discorso d'odio e quindi qual è il margine di intervento per le istituzioni nel nostro contesto la dà il Consiglio europeo nel 97, facciamo i conti, non 2007-2017, 97, vuol dire che c'è là fuori qualcuno che ha provato a lavorare da lungo tempo, e noi abbiamo vissuto un lungo ventennio di cui tutti ricordiamo e stiamo vivendo tempi infelici anche adesso. C'è stato un lavoro, l'altro ieri era l'anniversario dell'omicidio di Jo Cox, la parlamentare scozzese che è stata uccisa nella Brexit proprio perché lei era un attivista per i diritti civili. Il Senato, nella scorsa legislatura, le istituzioni, Senato e Parlamento, hanno fondato la Commissione Cox, che era diretta da Laura Boldrini. Io allora avevo avuto la fortuna e il privilegio per un pezzettino di lavorare con loro, con un piccolo lavoro che avevamo fatto proprio sul discorso d'odio. Ebbene, analizzando quello che era il linguaggio dei nostri politici 360 gradi, non se ne salvava nessuno. Quindi, come dire, è qualcosa di talmente profondo che bisogna veramente maneggiare con cura. Per cui venga questa legge, ma vengono anche, come dire, l'ammissione che siamo in una società patriarcale, omofobica, eccetera, eccetera, e questa cosa, non un passo indietro, deve essere rivendicata e difesa, anche a costo di poi sentirci dire che barba, che stufa, ma che brutto, ma ancora qua a rompere le scatole con queste tensioni, insomma, andate oltre, siete stucchevoli, però questo è quello che ci aspetta e che dobbiamo fare. Grazie Marinella, più che andare oltre bisogna arrivare oltre, e per arrivare oltre prendo il tuo assist, perché c'è un altro pezzo di questa storia senza il quale questo obiettivo, questo oltre, non lo raggiungeremmo, ed è la storia dei movimenti, delle associazioni, degli attori territoriali a scala locale, nazionale,
che fanno di tutto da svariato tempo per, e lottano contro le discriminazioni. Abbiamo con noi Alessandro Battaglia, che è coordinatore del Torino Pride e presidente di un'associazione che fa molto da svariato tempo su questi temi, l'Associazione Cuore, e chiederei ad Alessandro il suo osservatorio e qualche azione chiave. Raccontaci i fatti che possono cambiare questa vicenda. Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte. Allora, io partirei naturalmente ringraziando il Politecnico, il Rettore Daniele Marchisio e l'Università degli Studi, oggi c'è qui anche Antonio Pizzo, il Professor Pizzo, il lavoro che il Coordinamento Torino Pride da molti anni svolge sia con il Politecnico che con l'Università degli Studi è stato importantissimo, abbiamo ottenuto risultati straordinari, fa parte del lavoro di quelli che tu, Tatiana, hai definito movimenti, abbiamo pungolato fin quando siamo riusciti a portare a casa dei risultati, ma abbiamo trovato praticamente sempre terreno molto fertile, quindi insomma un grazie anche per l'organizzazione di questo momento. Allora, le associazioni o i movimenti. Il lavoro che noi svolgiamo è un lavoro complesso, è un lavoro naturalmente viene definito tale, ma è un lavoro volontario. Abbiamo da sempre, cerchiamo di portare la cultura dell'inclusione, la cultura della non discriminazione in ogni luogo dove andiamo. E poi in piazza, naturalmente, perché le piazze sono ancora oggi per noi importantissime e senza falsa modestia crediamo che la piazza, cioè che le piazze per noi oggi siano esemplificazioni del fatto che noi siamo gli anticorpi di cui parlava prima la professoressa. Gli anticorpi siamo noi e lo siamo tutti e tutte noi. Per questo oggi ci troviamo di fronte ad una condizione che per alcuni versi è analoga a quella che abbiamo vissuto nel 2016 con la legge Cirinna sulle unioni civili, con la differenza che diciamo non abbiamo ancora effettivamente sentito tutto quel linguaggio straordinariamente d'amore che arriverà quando la legge sarà in aula, perché al di là del voto palese o segreto, prima del voto palese o segreto, ci saranno delle simpatiche dichiarazioni dei nostri parlamentari. E quindi insomma attendiamo quel momento con tanta ansia, così come abbiamo vissuto nel 2016. Quindi il nostro ruolo che cos'è? È quello di aiutare la politica a far sì di promuovere un disegno di legge come questo, aiutare anche nella scrittura del disegno di legge stesso e poi supportarla in vari modi possibili. Il supporto principale che noi abbiamo dato a partire dall'aprile del 2020, nonostante la pandemia, è stato quello di scendere in piazza, di coinvolgere tutti e tutte le alleate possibili alla comunità LGBT, ma non solo. Il lavoro che noi svolgiamo è da sempre oramai un lavoro intersezionale, quindi ci rivolgiamo a tutti quei movimenti che in qualche modo ci sono affini. Anche se magari non condividiamo sempre le stesse identiche battaglie. Quindi insomma questo è stato il supporto che noi abbiamo dato. A Torino forse saprete che abbiamo fatto una seconda manifestazione oltre quella dell'anno passato, il 5 di giugno, dove ha partecipato tantissima gente, è stata un'esperienza molto bella. E perché per noi è importante questa legge, che è una legge contro l'omo, lesbo, bitransfobia, la misoginia e l'abilismo? È importante perché nella nostra esperienza, naturalmente, tutti i casi, quelli più drammatici, tutti i casi, quelli più difficili, tutti quelli più complicati, arrivano, veniamo contattati, veniamo intercettati in ogni modo possibile. E due anni e mezzo fa, proprio per questa ragione, decidemmo di far partire questo progetto anche senza avere effettivamente dei dati specifici.
su quella che poteva essere, diciamo, la situazione dei giovani o delle giovani LGBTQ+, che si chiama To Housing. Nasce come un progetto di accoglienza, un progetto di aiuto, di supporto per le persone che in qualche modo si fossero trovate senza un tetto e senza un letto. E poi è diventato qualcosa di un po' più complesso, perché non è sufficiente molto spesso, anzi quasi sempre, aiutare le persone con un letto e con un tetto. È indispensabile, ma bisogna aggiungere sempre delle cose. Ora, io immagino che ci si aspetti che io racconti delle storie. Alcune delle storie sono irraccontabili, ma me ne viene in mente una che è abbastanza recente in realtà, di una giovane ragazza che è molto giovane. Però noi ospitiamo solo maggiorenni, perché i minorenni non possiamo ospitarli. Una giovane ragazza che stava per essere, diciamo, trasferita in un altro paese dove abitava la nonna materna, stava per essere trasferita lì perché in quel paese diciamo che le persone come lei, come questa ragazza, venivano aiutate a cambiare idea attraverso, diciamo, possiamo dire, uno stupro, no? Questa situazione, non posso dare altri dettagli naturalmente, anche perché questa cosa è super pubblica, ho visto, quindi insomma, questa situazione è stata intercettata dai carabinieri. Stiamo parlando di Torino, non stiamo parlando di Profondo Sud o di un paesino sperduto della provincia. È stata intercettata dai carabinieri, siamo stati contattati, siamo intervenuti, sono intervenuti gli assistenti sociali, di tutto è intervenuto, fino a quando appunto siamo diventati per questa ragazza una casa protetta. Con naturalmente i parenti che la cercavano ma non la trovavano, insomma, fino a quando poi la situazione sembra essersi stabilizzata, adesso pare che non la cerchino più. Quindi questo è un caso limite rispetto ai casi che noi abbiamo accolto, ma è esemplificativo, nel senso che oggi noi siamo di fronte a con una disponibilità di 24 posti letto ad averne 20 ospitati, e non possiamo accogliere tutti, quindi insomma c'è anche un gran numero di persone a cui dobbiamo per forza dire di no, e in 2 anni e mezzo abbiamo accolto 60 ragazzi e ragazze, anche migranti, perché esiste un problema molto importante di doppia, tripla discriminazione nei confronti delle persone migranti. Abbiamo accolto appunto 60 persone e ne abbiamo rifiutate circa altre 60. Quindi insomma è stato uno dei progetti, diciamo, è il progetto più grande d'Italia, è uno dei primi dopo Roma, però per intenderci stiamo parlando, noi abbiamo fino a 24 posti disponibili, Roma ne ha 8, Milano ne ha 3, adesso c'è Napoli che ne avrà 6, però insomma stiamo parlando davvero di pochissimi posti, per tutta Italia intendo, infatti le persone che noi abbiamo ospitate arrivavano a tutta Italia. Quello che però è per noi sempre importante ricordare è che la politica, Alessandro Zan è come dire, diventato un'icona per quanto riguarda questa legge, perché ci ha messo la faccia, ci ha messo il nome, ci ha lavorato molto, esattamente come successe per Monica Cirinna, no? Nel 2016, però quello che è importante ricordare è che dietro quella legge, sia nella sua parte, diciamo, quella più legata al giuridico, che dietro la parte attiva, ci sono le vite, le nostre vite, le vite di tutti e di tutte noi, e quindi questa legge non solo ci deve vedere, come dire, disponibili a scendere in piazza, disponibili a parlare con i nostri vicini di casa o con chiunque ci trovassimo in occasione di parlarne, ma ci deve anche vedere consapevoli che questo meccanismo valoriale
non può valere solo per questa legge. Cioè, chi oggi contrasta questa legge e lo fa con fondamentalmente dei pretesti, perché tra le audizioni che sono state invocate prima c'erano i mormoni, no? Cioè, adesso cosa c'entrano i mormoni? Ma a parte i mormoni ce n'erano, cioè, diciamo che il circo era abbastanza, è abbastanza variegato. Però ci deve anche vedere consapevoli, e qui entra insomma in gioco la mia parte un po' più politica, nel ricordarci di chi era contro questa legge, chi era contro la legge sulle unioni civili, chi usa un linguaggio d'odio, perché giustamente veniva ricordato prima, non c'è quasi alcun politico che non usi un linguaggio d'odio. Ora bisogna incominciare da lì a capire chi votare, per esempio, la prossima volta, e lo dico senza nessun tipo di riserbo, nel senso che è ovvio, è pubblico, queste notizie sono fondamentalmente pubbliche. C'è un'altra cosa che potrebbe risultare ridicola, e qua chiudo se non ho più tempo, è che, come diceva, ricordava giustamente Alessandro Zan, la legge contro l'omofobia, perché nasce chiamandosi in questo modo, è praticamente obbligatoria per quanto riguarda il discorso dell'adesione dei paesi all'Unione Europea, è obbligatoria per tutti i paesi che vogliono fare domanda di adesione e di ingresso dentro l'Unione Europea. È obbligatorio, cioè il paese che vuole entrare deve fare una legge nel suo Parlamento contro l'omofobia. Ora, la cosa divertente è che alcuni paesi, come l'Albania per esempio, che hanno fatto domanda, non sono ancora l'Albania non è ancora stata ammessa dentro, diciamo, il sistema dell'Unione Europea, ma hanno fatto la legge contro l'omofobia. L'Italia, che è uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea, non ha l'obbligo di avere quella legge, o meglio, non ha lo stesso obbligo, cioè già dentro, quindi non possono impedirgli di entrare, e quindi possono mandare, insomma, fare le multe, le famose multe di cui sentiamo parlare, ma non c'è nessun obbligo. Quindi, siccome questa legge, questo disegno di legge che porta il nome del suo primo firmatario, di Alessandro Zan, è il settimo tentativo in 25 anni che viene fatto in Italia, questa volta non si può più prescindere, e tutta la parte mediativa è finita, l'abbiamo già fatta, non c'è più una mediazione da fare. I concetti che sono all'interno di quella legge, forse alcuni potevano essere migliorabili, ma non c'è più tempo, perché se venisse cambiato anche soltanto una sola parola di quel disegno di legge, bisognerebbe ritornare alla Camera e probabilmente la legislatura sarebbe finita, e quindi sarebbe il settimo tentativo buco di una legge contro l'omo, lesbo, bitransfobia in questo paese. Quindi, insomma, questo è quanto. Grazie mille. Grazie Alessandro per questa testimonianza. Per questa testimonianza viva come tutte le altre, per fortuna. Grazie molte Alessandro. Sto monitorando dalla regia se arrivano domande. L'onorevole Zan dovrà lasciarci fra 10 minuti perché ha un aereo che lo aspetta, ma se ci sono mani alzate, nel mentre che magari arrivano delle domande, vorrei anch'io fare un mio commento personale sul tema di questa mattina, visto che appunto non stanno arrivando domande, mi prendo qualche minutino, una spicciolata di minuti prima di ringraziare gli ospiti, se non ci sono interventi dal pubblico. E il mio commento tenta di tendere un filo tra gli interventi di questa mattina, e per farlo, portate pazienza, uso in prestito un autore a me molto caro, che è anche un autore molto noto, che è Paul Preciado, e il suo libro Un appartamento su Urano, cronache del transito. E lo faccio perché appunto vorrei aggiungere una terza parola alla parola discriminazione e alla parola genere, su cui si è ampiamente speso il nostro parterre di questa mattina, ed è la parola transito, perché credo che sia proprio la dimensione del transito quello che ci accomuna a tutte e tutti.
transito di vita, transito di genere, transito professionale. In fondo le nostre studentesse e i nostri studenti proprio in queste mura probabilmente stanno vivendo uno dei transiti più importanti della loro vita, ma anche noi ricercatori, docenti siamo in transito, appena finita una ricerca siamo pronti a fare le valigie e partire per un altro viaggio esplorativo, e certamente sono in transito le persone che si dirigono verso un altro sesso rispetto a quello con cui sono nate. Bene, quindi questo messaggio del transito per me è davvero quello che ci accomuna. Disegno di legge Zan, progettualità che abbiamo ascoltato sono tutte necessarie perché per lasciare a tutti la possibilità di vivere il proprio transito un po' più serenamente, lasciatemi dire. E il messaggio finale, visto che non arrivano domande, invece prendo in prestito proprio le parole di Virginie Despentes, che commenta il libro di Paul Preciado dicendo: ricordatevi, e questo lo dico veramente ai nostri studenti e alle nostre studentesse, lo spazio esiste, vi è aperto ed è proprio là che potete essere qualcosa di diverso rispetto a quello che vi è stato detto e vi è stato permesso di immaginare. Quindi vi lascio con un messaggio di immaginazione e non solo di diritti, perché i diritti aiutano a lasciare ampio lo spazio di immaginazione dell'essere. Grazie molte. Grazie a chi ci ha seguito da casa, che siete tantissimi, anche se silenziosi e silenziose, ma non importa, ci avete seguito oltre 200 persone e fino ad ora non c'è dubbio che il vostro cuore fosse con noi, anche se non avete voluto prendere la parola o fare domande. Benissimo, lasciamo prendere l'aereo all'onorevole Zan, che ancora ringraziamo. Ringrazio ancora Arianna Enriquez, Marinella Belluati, Alessandro, che sono stati con noi. Grazie molte. Alessandro Battaglia.